Al Vallese di Alba Adriatica si affrontano Alba Adriatica e L'Aquila, terza e quinta della classe con 4 punti di differenza. L'Alba è reduce da 4 vittorie consecutive, ma deve fare a meno di Bomber Torre. Davanti giocano Icramellà e Branno. Per Federico Giampaolo, indisponibili Di Ruocco, Lucarino e Alfonsi. Acosta, Bedin e Pierreton vincono i ballottaggi della vigilia, con Ranieri, Ravanelli e Ponzi. Nel primo tempo le squadre faticano a rendersi pericolose. Al 19esimo, Icramellà da posizione defilata, calcia debolmente. Dalla mezz'ora in poi l'Aquila alza il ritmo. Punizione di Palumbo, palla sul fondo. Al 35esimo, traversone dalla sinistra. D'Ercole da buona posizione, calcia malissimo. Al 44esimo, corner per gli ospiti. Acosta di testa sfiora il vantaggio. Si va a riposo sullo 0-0. Con le riprese di Umberto Furria andiamo al secondo tempo. Dopo 2 minuti, punizione battuta da Scognamiglio. La deviazione della barriera è decisiva. Ponzi all'8° spazza da centrocampo. La palla non si abbassa a sufficienza. Al 17esimo si affacciano in area i padroni di casa. Punizione, mischia in area, da dietro arriva Pincelli, ma il suo tiro è smorzato da una deviazione. Al 21esimo Acosta riceve, si gira benissimo, il tiro potente esce di pochissimo. 4 minuti dopo, punizione pericolosissima battuta da D'Ercole. Palla che sorvola la traversa. L'Aquila continua ad attaccare. Lancio da dietro, Carbonelli non ci pensa 2 volte e di testa non inquadra lo specchio della porta. Al 33esimo Barduagni salva l'Alba. Carbonelli manda Ranieri alla conclusione. Il numero 1 di casa risponde con i piedi. Dall'altra parte Di Stefano dal limite dell'area calcia in modo impreciso. Al 39esimo arriva il gol dell'Aquila. Cross dalla destra. Acosta va più in alto di tutti e batte Barduagni con un'incornata precisa all'angolino alto. 0-1. Termina così. Aumenta a 7 il divario in classifica tra le due formazioni, che dovranno vedersela alla prossima con Capistrello e Avezzano.